Ciao grandissimi! Sono Indo ragazzi, sono qui oggi ragazzi per portare questo nuovo video. Oggi infatti ritorniamo a parlare un po' di Assassin's Creed Odyssey e del nuovissimo DLC in uscita. Wario! Scusate grandissimi miei questa assenza e la inquadratura abbastanza nuova, però la luce oggi non mi assiste. Scusate la mia assenza, ma direi che fare un walkthrough non fa proprio per me. Detto questo, da oggi ritorniamo un attimo a trovare un ritmo decente per il canale e riniziamo a parlare di Assassin's Creed Odyssey, appunto approfondendo questo nuovissimo DLC disponibile per il nuovo capitolo. Come sapete benissimo, quest'anno il piano di supporto di Assassin's Creed Odyssey è un piano vastissimo, su grandissima scala. E il lancio del DLC, l'eredità della prima lama, è soltanto un assaggio del piano che è in serbo Ubisoft per noi fan di Assassin's Creed. Difatti, come già introdotto in questo video, Assassin's Creed Odyssey avrà moltissimi contenuti che andranno ad aggiornarlo settimanalmente. Come avete già visto, come abbiamo già visto molto bene, partendo dai mercenari epici alle navi epiche, appunto aggiunte praticamente settimanalmente all'interno del gioco, adesso vanno ad aggiungersi dei nuovissimi archi narrativi. Il primo, appunto, è l'eredità della prima lama. Un arco narrativo molto interessante per noi fan della saga, perché va anche a riprendere aspetti della lore molto importanti di cui fino ad ora non eravamo assolutamente a conoscenza. Prima di parlare del nuovissimo trailer di annuncio rilasciato appunto su questo DLC, vi informo che il 3 dicembre, quindi il giorno prima dell'uscita ufficiale del DLC, arriverà sul mio canale, ragazzi, un contenuto esclusivo, ovvero i primi minuti di gioco appunto di questo DLC. E per questo devo assolutamente ringraziare Ubisoft Italia, che mi permetterà appunto di provare in anteprima il DLC, per darvi quindi anche una breve recensione prima dell'uscita del DLC in sé e per anche magari consigliarvi, indirizzarvi all'acquisto. Quindi mi raccomando, 3 dicembre connessi. Ma parliamo bene di questo DLC. Come sapete bene, Ubisoft ha deciso di dividere i contenuti narrativi di Assassin's Creed Odyssey, ovviamente i contenuti narrativi post lancio, in episodi. In questo caso, l'eredità della prima lama sarà diviso in ben 3 archi narrativi, di cui appunto il primo sarà disponibile dal 4 dicembre su tutte le piattaforme. Il primo episodio, ragazzi, si chiama Preda ed è un episodio, diciamo, introduttivo appunto dell'arco narrativo in sé che prevede l'eredità della prima lama, poiché appunto, come riportato anche da Ubisoft stessa, servirà questo primo episodio per capire se Darius sarà effettivamente un alleato oppure un nostro nemico e ci permetterà di entrare in un nuovo mondo con nuovi avversari, nuovi combattimenti da affrontare e soprattutto con delle importanti rivelazioni a livello di trama. Sì, ma non di trama solo del gioco, di trama per tutto l'universo di Assassin's Creed. Tutto ciò verrà fatto mantenendo e dando sempre enfasi alla possibilità di scelta di noi giocatori. Le nostre azioni quindi dipenderanno sempre, anche all'interno di questo DLC, da quello che vogliamo noi, delle nostre scelte. Nuove scelte che saranno accompagnate anche da nuove abilità e nuove possibilità di personalizzazione del personaggio, con nuovissimi equipaggiamenti pronti lì ad aspettarci. Primo episodio che appunto, come ho detto, esce il 4 dicembre, ovvero Preda, e sarà seguito dal successivo episodio chiamato Eredità Oscura, seguito a sua volta dal terzo episodio chiamato Stirpe. 3 episodi che andranno a completare un arco narrativo entro l'inizio del 2019. Quindi probabilmente vuol dire che avremo tutti e 3 questi episodi dell'arco narrativo appunto a nostra disposizione entro probabilmente i primi mesi dell'anno a venire.
Vi ricordo, ragazzi, che questi sono contenuti facenti parte del Season Pass, quindi non gratuiti. Quindi per acquistare il Season Pass il costo dovrebbe essere attorno ai 40 euro, 39,99 se non mi sbaglio. Oppure si potrà acquistare l'arco narrativo soltanto in sé a parte, quindi si potrà anche soltanto acquistare l'eredità della prima lama per un costo che si aggira attorno ai 25 euro, 24,99. Mentre per chi appunto è possessore sia del Season Pass oppure della Gold Edition sarà scaricabile a partire dal 4 dicembre. Detto questo, è giusto anche fare una piccola analisi del personaggio che è fulcro di questo DLC, ovvero Darius. Che per chi non conoscesse ancora Darius e tutta la storia attorno ai propri assassini presenti nel santuario della cripta di Monterigioni, vi rinvio a questo video. Però, piccola introduzione, però appunto la presenza di un assassino o quantomeno di un proto assassino come Darius in questo DLC è molto importante per l'intera trama della saga, perché appunto incontreremo finalmente uno dei proto assassini più importanti e riconoscibili appunto della storia della saga, essendo stato infatti la prima entità, il primo personaggio a utilizzare la lama celata, che poi, come sapete bene, diventerà nel corso della storia uno dei simboli distintivi appunto dell'intera setta degli assassini. Darius, come dice anche nel trailer in cui si presenta essenzialmente, è stato un personaggio che nel corso del tempo è andato sempre a cercare di sconfiggere o comunque a cercare di fermare tutti quei personaggi, quei gruppi che hanno cercato di imporsi sugli altri, che hanno bramato il potere nel modo sbagliato. Ha cercato sempre, dedicandoci l'intera vita, a fermarli e anche ovviamente ad ucciderli. E infatti, come vedete bene, anche all'interno del trailer vediamo un personaggio che qualcuno vi ricorda, secondo me, ovvero Re Cersei, che appunto sarà la prima vittima illustre di Darius, come sappiamo bene. Questa qua è storia di Assassin's Creed, ecco. Un trailer che però rimane ancora abbastanza interlocutorio sulla figura di Darius, nel senso di alleato o meno, nonostante credo che la sua posizione verta e tenda di più sul lato amico che nemico. Ma questo ovviamente lo scopriremo soltanto giocando, e lo scopriremo anche a partire dal 3 dicembre io, e lo riporterò a voi, e dal 4 dicembre tutti assieme, mano nella mano. Ragazzi, questo è quanto, questa è una brevissima introduzione su quello che potremo vedere sulle basi un attimo di questo nuovo contenuto proposto da Assassin's Creed Odyssey. Mi raccomando, vi ricordo 3 dicembre sul mio canale una bellissima preview di questo DLC. Scusatemi ragazzi ancora per l'assenza un po' da social, ma era un periodo che dovevo un attimo staccare dopo la laurea, dopo anni di... ho voluto un attimo staccare. Capitemi, dai. E a proposito, volevo lanciare anche una piccola iniziativa su Instagram, sul mio profilo Instagram che vi lascio qua. Difatti vi invito a taggarmi nelle vostre stories, ragazzi. Stories che però cosa dovranno avere per far sì che io ve le ritaggo o comunque le condivida anche sul mio profilo? Dovranno essere delle stories in cui mi mostrate i vostri più belli screenshot fatti appunto con la modalità photo mode appunto su Assassin's Creed Odyssey. Gli scatti, ragazzi, più belli che farete, quindi scattate le foto con la photo mode di Assassin's Creed Odyssey e taggatemi su Instagram. Lanciamo questo hashtag insieme al tag Indo per AC Odyssey, sia nelle Instagram Stories che nelle foto, e le foto più belle le ricondividerò sul mio profilo. Quindi ragazzi, mi raccomando, usate questo hashtag e taggatemi ovviamente insieme all'hashtag, e le foto, gli screenshot più belli, più scenici, io ricondividerò. Va bene? Vi saluto da questa nuovissima inquadratura strana, contro luce anche, ma purtroppo è tornata così. Ragazzi, ci vediamo presto con un prossimo video. Ciao!